Che cos'è questo PMR? PMR sta per prezzo medio di Cristo. Come si calcola? Si calcola facendo la media dei prezzi al metro quadrato richiesti nella stessa zona dove sono ubicate le case e per case che hanno le stesse caratteristiche. Mi spiego. Se nella stessa zona, quartiere isolato o tratto di strada ci sono più case che hanno le stesse caratteristiche, quindi una finitura media ristrutturata con una superficie media pressoché simile dai 100 ai 120 metri quadrati, nella tua lista le hai elencate e ordinate per prezzo di richiesta. Calcolare il prezzo al metro quadrato non è difficile, cioè dividere il prezzo richiesto per i metri quadri ti esce, avrai il dato del prezzo richiesto al metro quadro. Fallo per tutte le case presenti nella tua lista e quindi poi alla fine la media di questi prezzi euro metro quadro richiesti ti dà il prezzo metro quadro medio, quindi il PMR della zona dove tu stai operando, stai cercando la tua casa. A cosa serve? Innanzitutto serve per avere un dato pressoché certo, cioè a quanto si vendono le case nella zona, ma è utile soprattutto quando vieni chiamato dall'agente immobiliare o qualcuno che ti offre una casa o ti segnala una casa. La prima domanda è quanti metri quadrati è, quindi mentalmente ti prepari e fai un raffronto con le case che hai in lista. E quanto è il prezzo richiesto? Basta fare un rapido calcolo e confrontare il dato che ti è stato appena dato con il prezzo medio richiesto. Ti accorgi subito e immediatamente se la casa che ti è stata segnalata è in linea con i prezzi medi richiesti di quelle che hai analizzato. Differente è dal valore medio di vendita. Cos'è il valore medio di vendita? Il valore medio di vendita è i valori. Quindi differente dal prezzo, i valori ai quali sono state vendute case, sono state vendute case nella zona aventi le caratteristiche simili a quelle tue. Nel prossimo video ti spiego come puoi attingere, come puoi carpire questo tipo di informazioni. Ci sono delle tecniche, non è difficile e sono dati certi. Per esempio, il valore medio di vendita è un dato, non è un'informazione. Quello che voglio precisare è che è differente dal dato del prezzo medio richiesto. Ci tenevo a precisarlo e mentre stavo concludendo le slide del videocorso mi è venuto in mente di pubblicarlo e subito sono arrivati dei messaggi e ho pensato che fosse stato utile precisare questa cosa direttamente con un video. Ci vediamo al prossimo video che volevo preparare per oggi è il primo contatto con l'agente immobiliare. Magari ne faccio un post su luigilardi.it, quindi un articolo sul blog su luigilardi.it, perché secondo me è utile copiare e incollare il testo della mail o il testo discorso da fare. Quindi ci vediamo sul blog e domani il prossimo video cambierò argomento. Ciao, compro casa.